lui gioca sempre il servizio in kick praticamente, no? Quasi, purtroppo. Perché? Perché la lancia un po' verso dietro, verso sinistra, e quindi è costretto a fare questo movimento. Vedete la racchetta? Per fare il movimento in kick, vedete come si muove? Vedete che gira in avanti la palla? È come il top spin, quindi la lancio più verso sinistra, in arco la schiena, come vedete, faccio questo, la palla cosa fa? Prende questa traiettoria, quando colpisce il campo dell'avversario salta verso l'alto, quindi è molto efficace questo colpo quando da sinistra voglio servire a uscire per spostare fuori l'avversario sul rovescio. Quindi se voglio fare questo tipo di servizio, lancio la palla verso dietro, qua, ok, verso sinistra voglio dire, un pochino indietro. L'impatto, vedete, rispetto alla gamba anteriore, rispetto al busto, non è avanti, è praticamente sopra la mia testa, è qua, ok. Se invece vogliamo fare il servizio slice, lo slice, vedete, la palla non gira in questo modo, gira sull'asse, sul suo asse longitudinale, quindi gira su se stessa. Quando rimbalza a terra, ha questa traiettoria, twist, gira e si abbassa e esce, vedete, girando in questo modo, se io servo al centro, da qua, la palla esce verso il centro e quindi sposta l'avversario. Me lo sposta, me lo fa giocare dal centro del campo. Io ogni tanto alterno il kick, quindi l'avversario si aspetta la palla sul rovescio, ogni tanto cambio l'effetto, e questo è lo scopo del giustamente imparare a giocare le varie rotazioni, per avere alternative e non lasciare sempre, diciamo così, tranquilli il nostro avversario la risposta. Se siete interessati alla mia attività o a partecipare a un mio stage di tennis, vedete comparire le schede qui in alto a destra, sopra il video, o nella descrizione del video trovate tutte le info. Potete anche contattarmi via mail se avete qualche domanda da fare. Quindi senza cercare la velocità, come dicevamo prima, ma gli effetti. Quindi andiamo a vedere invece da destra lo slice. Lo slice, abbiamo il lancio qua di palla, non lo dobbiamo lanciare indietro, non è questo, lo dobbiamo lanciare qua, vedete, leggermente alla nostra destra, col piatto corde, vedete, entro qua, fin qua, col profilo della racchetta, all'ultimo faccio questo movimento che si chiama di pronazione, vedi, questo si chiama pronazione, invece di entrare così, faccio questo movimento, alla fine, vedete, e la palla gira, quando tocca in terra, avrà una traiettoria più bassa e più a uscire, quindi da destra la uso per mandare all'esterno il giocatore, quindi lancio un pochino più a destra, là, ok, là, vedete, qua, se io voglio fare un servizio piatto, flat, la lancio qui, vedete la racchetta come si muove. Quando arrivo qua dietro, impugnatura continental, vedete, piego e fletto l'avambraccio sul braccio, cade giù la punta della racchetta, più o meno in questo punto la racchetta guarda la schiena, poi inizio a fare questo movimento, salgo e colpisco il servizio flat senza rotazione, quindi la palla va via quasi piatta. Ma come dico in tanti altri video, dall'1,85, già 80 non ce lo vedo tanto, cioè 80 si può provare, però se voi notate chi è bassettino lavora molto il servizio, non gioca, è sprecare il servizio, no? La prima, quindi rotazione, creo difficoltà usando le rotazioni, facendo saltare in alto la palla o bassa a seconda di quello che voglio. Non è stato chiaro, nel servizio il lancio di palla, allora il punto di impatto, come dicevo prima, nel kick, la regia di fianco così si vede bene, il kick è qua, quindi la proiezione a terra è qui, nello slice è già più avanti, proiezione a terra è qua, del punto di impatto a terra, quindi col corpo sono così, sbilanciato,
io ho una spinta che è in diagonale verso l'alto avanti, ok, vado a colpire così davanti a me, allora lo slice. Anche il piatto ancora quasi lì di più, perché così riesco a aumentare la velocità spostando la massa del mio corpo verso avanti sulla palla. Nel kick no, nel kick non ho bisogno di mettere il peso del corpo sulla palla, il peso del corpo non va in avanti ma va dal basso saltando verso l'alto, ok? Ma nel kick finale, perché c'è qualcuno che dice che dovresti finire così, c'è questo movimento con la mano, col polso, dopo l'impatto, esatto, questo movimento non è, tu non lo devi forzare, cioè è una cosa naturale, se tu tieni l'impugnatura slice o del rovescio, quando vai a colpire, questa si chiama pronazione esterna, ma non ho controllo di questo, se faccio tutto bene, esatto. Il finale, dopo aver fatto questo, è sempre a sinistra del corpo, ok? Ora proviamo a fare lo slice, ok? Vai, proviamo. Spero che anche il video di oggi possa essere utile per migliorare il vostro tennis, se così è vi invito a mettere il like al video e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il colpo tagliato, quindi lancio di palla più a destra e avanti, non è indietro, avanti destra. E aspetto un mio stage di tennis. Vai!